Il redditometro della discordia, la maggioranza prova a disinnescare un provvedimento che cade nel pieno della campagna elettorale per le europee di giugno e potenzialmente pericoloso in termini di consenso, motivo per cui tutti ne prendono le distanze, a cominciare dalla Premier Meloni, che di fatto sconfessa il suo vice ministro dell'economia Leo per aver reintrodotto la misura che il fisco utilizza per risalire al reddito presunto dei contribuenti attraverso le loro capacità di spesa. Non siamo in un grande fratello fiscale, tuona il Presidente del Consiglio in attesa del CDM di venerdì, quando il Vice Ministro Leo sarà chiamato a spiegare le ragioni della sua decisione, ma in un clima ostile con i ministri di Lega e Forza Italia che chiedono la cancellazione del redditometro. Nessun problema invece per l'ultimo passaggio alla Camera di un altro decreto che ha provocato malumori nella maggioranza, ossia quello sul super bonus con la fiducia posta dal Governo. Al Senato intanto si iniziano a votare gli oltre 3.000 emendamenti dell'opposizione sul premierato, riforma che raccoglie autorevoli voci critiche anche all'interno della stessa maggioranza, come quella dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, mentre le opposizioni vanno all'attacco del premierato e sventolano per protesta in aula le copie della Costituzione.